Matteo Salvini esclude una manovra correttiva, lo fa anche il ministro Tria, ma i conti dell'Italia vanno male, il PIL è ai minimi termini e anche la produzione industriale zoppica parecchio. Che succederà? Allora, intanto due considerazioni. I dati riguardano dicembre, la manovra è di dicembre, non è che si possa dire che è colpa della manovra, è il raffronto con l'anno precedente, la stessa Europa diceva facciamo un tagliando dopo 6 mesi, vedremo fra 6 mesi quale sarà la situazione, noi siamo convinti che si possa invertire la tendenza. Intanto l'Europa parlerà nei prossimi giorni, ma già si annuncia un giudizio abbastanza negativo sulle possibilità dell'Italia di non sforare il deficit. Mancano tra i 7 e i 15 miliardi, secondo le stime di alcuni. Da dove si prenderanno? Tanto mancano dai 7 ai 15 miliardi, vedremo, ma mancano rispetto alla previsione di entrate anche sullo shock positivo che noi siamo convinti alcune delle misure inserite nella manovra potranno determinare, anche perché abbiamo visto, seguendo i consigli dell'Europa, che cosa sia successo in Italia e anche in altri paesi negli ultimi 7 anni, quindi noi siamo convinti che si debba crescere più che tagliare. Quindi ha ragione Conte, il 2019 alla fine sarà un anno meraviglioso? Che sia meraviglioso lo vedremo, sicuramente noi siamo convinti che sarà migliore del precedente. Intanto tutto resta un po' fermo perché la politica comincia a ruotare intorno alla scadenza elettorale europea di maggio. I popolari calano nei consensi ma sembrano confermarsi primo partito, crescono molto i sovranisti e i populisti, alla Lega viene attribuito un risultato molto apprezzabile. Può cambiare il vento? Ma sta già cambiando, l'abbiamo visto in Abruzzo, più che i sondaggi noi guardiamo ai risultati reali e un Parlamento europeo che per la prima volta potrebbe vedere il PSE e il PPE non avere la maggioranza neppure insieme significherebbe avere finalmente un'Europa diversa, un'Europa dei popoli e non dei burocrati e dei banchieri. Intanto tornando ai conti, Confindustria continua a criticare il governo, e parla di immaturità, dice Boccia, basta con i tweet e basta dare la colpa all'Europa e a Macron, quindi ha torto. Beh, intanto noi non ragioniamo di tweet, il 9 dicembre scorso Salvini ha convocato le 14 principali sigle a livello nazionale per affrontare in maniera seria la necessità di una ripartenza che non è soltanto negli investimenti che ci sono ma anche nella semplificazione, quanto costa alle imprese la burocrazia eccessiva che c'è in Italia, anche su questo stiamo lavorando, l'abbiamo fatto con il decreto concretezza, con il decreto semplificazione, contiamo di stare accanto alle imprese anche nelle risposte e nei tempi che lo Stato deve saper dare al comparto produttivo. Non solo temi economici ma anche riforme di altro tipo come quella sul regionalismo differenziato, dove però ci sono polemiche perché le regioni del sud temono un impoverimento, soprattutto sul piano dei servizi. Hanno ragione? Facciamo chiarezza. Punto primo, non c'è alcuna modifica della Costituzione, sono 18 anni con una legge introdotta nel 2001 che si prevede questa possibilità, la richiesta è pervenuta da 3 regioni attualmente, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a guida PD, quindi non è una questione di colore politico, aggiungo che anche il Presidente De Luca, quindi la Campania, ha annunciato di voler avviare questo processo, quindi poter dire lo Stato cede competenze alle regioni e quindi quelle risorse che lo Stato sta impiegando le cederà a sua volta alle regioni per ottimizzare i costi dei servizi che le regioni gestiranno è la naturale evoluzione delle cose. Ma è vero o no che in questo modo alcune regioni vedranno di molto ridotto il flusso finanziario?
parte che la garanzia, lo Stato rimane uno, indivisibile, e i cittadini potranno stare tranquilli, ma potranno scegliere in base ai risultati da chi farsi governare, perché se ci sono dei sistemi sanitari regionali che funzionano meglio e alcuni che funzionano peggio, è giusto che si dia la possibilità ai cittadini di scegliere e alle regioni di amministrarsi guardando ai modelli positivi e non a quelli negativi. Parliamo di un'altra riforma, quella sul referendum propositivo. Il quorum sul quale si sta raggiungendo un accordo è adeguato o no? Dovrebbe essere il 25%, sicuramente va preso atto di un fatto. Una volta chi era contrario andava comunque ad esprimere il suo no. Oggi, sfruttando il calo della partecipazione, di fatto va a votare soltanto chi è a favore della proposta referendaria, chi è contrario somma il suo no a chi comunque si astiene. Quindi è giusto individuare un quorum e fra virgolette obbligare al proprio dovere i cittadini, perché possano esprimersi favorevolmente o in maniera contraria rispetto alle singole proposte, che è bene dirlo, se la riforma passerà in questa forma non saranno soltanto abrogative ma anche propositive, quindi magari avremo modo di sentire che cosa pensano i cittadini anche su qualche argomento di attualità. Le riforme bandiera, le riforme di carattere economico e sociale, simbolo della vostra maggioranza. Partiamo dal reddito di cittadinanza. Si teme che alla fine diventi un provvedimento solo assistenziale, o che almeno lo sia per lungo tempo, perché i meccanismi che dovrebbero poi promuovere l'occupazione e l'impiego sono farraginosi e non partono. È così o no? No. Perché il reddito di cittadinanza, rispetto all'idea positiva comunque che avevano avuto all'inizio i 5 Stelle, è una cosa diversa per come è uscita con il decreto, grazie anche alla Lega, è diventata di fatto una misura di politica attiva del lavoro. Si immagina che addirittura le aziende che assumono potranno ricevere alcune delle mensilità assegnate con il reddito di cittadinanza e sul piano sociale è una misura anche di giustizia, perché è bene ricordarlo, riguarda anche la pensione di cittadinanza e anche un intervento a favore delle persone disabili, che è una vergogna, va detto, nel nostro paese finora ricevevano qualcosa di poco più di un'elemosina. Quindi noi agiamo su tre direttrici: lavoro, pensioni e sostegno alle persone disabili. A proposito di pensioni, boom di richieste per quota 100. Gli italiani sono fannulloni o effettivamente quota 67 anni era un traguardo doloroso da raggiungere? Era un'imposizione, si deve essere i primi della classe in positivo, lo eravamo purtroppo in un'età pensionabile che era la più alta d'Europa, quindi è una misura di giustizia, è giusto che chi ha lavorato una vita possa andare in pensione da vivo. Pochissimi secondi, voto su Salvini 18. Prima della Giunta e prima di Rousseau si erano espressi PM, perché è bene ricordarlo, c'era stata una richiesta di archiviazione, poi il Tribunale dei Ministri aveva scelto di andare avanti e gli stessi PM avevano riconosciuto a Salvini l'insindacabilità per la divisione di poteri di una scelta che era sicuramente politica, e Salvini non ha fatto altro che difendere l'interesse nazionale agendo, come ha giurato di fare quando è diventato ministro, nell'esclusivo interesse nazionale. Alta velocità, si sta ragionando su una mediazione possibile, una riapertura di negoziati. Che sensazione ha lei? Si farà o no? C'è un accordo chiaro, è nel contratto di governo, c'è piena assonanza fra Lega e 5 Stelle, c'è una mozione di maggioranza anche ora alla Camera. Riteniamo si debba ragionare per un'analisi costi-benefici. In questo momento le posizioni sono distanti sul commento di un'analisi costo-beneficio che ha due gravi criticità. È bene ricordarlo. Perché noi riteniamo si debba valutare la TAV? Non è un fine, è uno strumento per ridurre le emissioni, trasferire dalla gomma al ferro il trasporto e sostenere anche le imprese dando dei vantaggi ai cittadini. Allora, un'analisi che consideri un costo la riduzione degli incassi sulle accise e dei pedaggi per la Lega è un'analisi che va in una direzione opposta. Faccio un esempio per i telespettatori. È come sulla sanità. Da anni facciamo campagne contro il fumo.
Eppure lo Stato, man mano che si vendono meno sigarette, incassa meno di accise sulle vendite. E allora che cosa dovremmo dire? Fumate tutti perché così lo Stato incassa di più? Dovremmo dire andate tutti in macchina e non in treno perché così lo Stato incassa di più? È su questo che c'è una discrepanza. Aggiungo che il contributo aggiuntivo che l'Europa ha dichiarato, cioè il 50% del costo sia dell'opera principale che di quelle nazionali transfrontaliere, abbasserebbero ulteriormente a 850 milioni di euro rispetto al miliardo e 7 una parte dei costi strutturali. Quindi un'analisi già superata e che non tiene conto di quale sia l'effettivo obiettivo che ci accomuna con i 5 Stelle, cioè la difesa dell'ambiente, l'ottimizzazione dei costi e della gestione. Si può sicuramente arrivare a un progetto che possa meglio interpretare questo obiettivo, lo faremo così come abbiamo fatto in tantissime altre occasioni come governo.